Hey guys, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi vedremo finalmente la mia haul del Black Friday. Una piccolissima storia prima di cominciare: sto avendo un fantastico déjà vu perché questa haul io l'avevo già filmata e quando sono andata per montare il video mancava tutta la parte principale, quindi il file con l'inizio della haul e tutta la parte più interessante non era stata salvata dalla mia fotocamera. Comunque non importa, le haul sono il mio video preferito da filmare, quindi direi che non mi dispiace più di tanto. In questa haul del Black Friday in realtà mancano ancora delle cose perché avevo ordinato anche delle ciglia finte dal sito di False Eyelashes UK e non sono ancora arrivate. Idem per il sito di Morphe. Finalmente Morphe ha fatto un sito basato in Inghilterra e non solo in America, quindi potete fare gli ordini da lì e non pagare le tasse nella spedizione, solo che questo ordine non è ancora arrivato, sono passate 2 settimane, questa haul non può più aspettare, voi non potete più aspettare perché sta diventando un po' imbarazzante, ok? Questa è una haul del Black Friday che ormai è stato 2 settimane fa, quindi direi di cominciare e farvi vedere che cosa ho comprato finalmente. Sul sito di NYX per il Black Friday c'era il 20% di sconto, quindi ho deciso di comprare queste meraviglie qui. Questo è il NYX Soft Matte Lip Cream Volt 2, ci sono all'interno 36 rossetti della linea dei Soft Matte, ovviamente. Ho fatto un video con tutti gli swatches, ve lo lascio da qualche parte, ve lo lascio anche nella info box se volete andare a vederlo dopo che avete visto questa haul. Ho voluto prima fare il video degli swatches perché tantissimi di voi me li avevano richiesti. Ora però che li ho provati un po' meglio posso dirvi finalmente che cosa ne penso della formula. Come vedrete dal video degli swatches, i colori più scuri tendono ad essere un pochettino macchi, quindi dovete fare più di una passata per avere un effetto abbastanza buono. Per quanto riguarda la formula in generale, secondo me è molto confortevole sulle labbra, nel senso che danno proprio quella sensazione di quasi di una crema, come se fossero burrosi. L'unico difetto che ho trovato è che i colori non sono estremamente coprenti, quindi dovete dare più di una passata per ottenere l'effetto desiderato. Il mio preferito è quello che indosso oggi, che è London. In realtà quasi tutti questi colori mi piacciono parecchio, a parte il verde e il blu che sono un pochettino meno indossabili secondo il mio modesto parere, e anche il grigio non è proprio il mio colore, diciamo. Comunque, appunto, i colori più scuri tendono ad essere un pochettino macchi, quindi consideratelo se decidete di andare poi ad acquistarli, perché dovete essere molto precise sia con la prima passata che la seconda. E se siete come me, volete un colore che vada su perfettamente alla prima passata, quindi magari tenetelo in considerazione. Per quanto riguarda questa haul, vi lascio i prezzi sullo schermo, ovviamente. Vi lascio però i prezzi che ho pagato io col 20% di sconto, perché so che alcuni di questi prodotti adesso sono ancora più economici, li hanno scontati ancora di più dopo appunto Black Friday, Cyber Monday, eccetera. Anche il da NYX ho preso anche questo setting spray che è il matte finish, è un setting spray con un finish opaco. È il mio setting spray preferito al momento, quindi l'avevo finito avendo il 20% di sconto, ho deciso di fare scorta. E poi da NYX ho preso anche questi pigmenti che sono nella colorazione Vegas Baby, che mi vedrete utilizzare nel primo tutorial di Natale che uscirà questa settimana qui sul mio canale, quindi stay tuned. Sia i pigmenti che i glitter di NYX sono meravigliosi, se cercate dei pigmenti o dei glitter con cui lavorare in modo facile e veloce vi consiglio quelli di NYX perché sono veramente ottimi. Passiamo ora a Forever 21 perché so che tantissimi di voi avranno un sacco di domande riguardanti il sito perché non credo che sia un sito molto comune conosciuto qui in Italia, non lo so, non ne sono sicura. Io ho fatto shopping sul sito di Forever 21 un sacco di volte. È un sito basato in Olanda, quindi le spedizioni in Italia sono la maggior parte delle volte gratuite e non avete le tasse da pagare. È un sito molto economico, trovate delle cose a mio parere veramente carine a un prezzo ridicolo. La prima cosa che ho preso è questo maglione qui e appunto avendo già filmato questo lavoro ho già buttato via l'etichetta, quindi vi scrivo il prezzo qui da qualche parte. Comunque è un semplice maglione bordeaux, ma mi piaceva un sacco questo dettaglio qui con i lacci incrociati qui e la scollatura B, mi piace veramente un sacco. Ho preso anche questo maglione qui che è molto simile a quello che indosso oggi, ma è un po' più scuro, ha le ha i lacci diversi, sono più stretti e ovviamente hanno le asole rotonde e oro. E l'altra differenza è che questo è, c'è un maglione lungo che arriva circa a metà coscia, quindi con i leggings oppure con le calze Collant e gli stivali quelli alti sta benissimo secondo me.
quindi l'ho visto sul sito. E ovviamente sulle modelle è tutto bellissimo, quindi ho deciso di comprare anche questo. Mi sono fatta convincere da quella fantastica modella che c'era sul sito. E l'ultimo maglione che ho preso di Forever 21, che ancora non ho indossato, è questo qui, che costava 18 euro, che è sempre un maglione rosa con lo scollo V. Mi piaceva tantissimo questo dettaglio, che non so se riuscite a vedere. E indossato praticamente resta questa parte che sembra quasi un choker e resta lo scollo oggi. Se sapete che io sono fissata con questo colore. Passiamo alle cose veramente importanti. Era da tantissimo che non facevo shopping da Sephora bene, nel senso che di solito magari vado lì e prendo una cosa che mi serve o qualcosa che ho visto e prendo soltanto quello. Invece sul sito di Sephora per il Cyber Monday hanno fatto il 25% di sconto su tutto. Riuscite ad immaginarvi la mia faccia quando ho visto il 25% di sconto sul sito di Sephora? Prima di cominciare voglio fare un piccolissimo disclaimer. Sephora fa molto spesso il 20% di sconto, ma il 25% di sconto su tutto il sito non lo fa mai, lo fa forse una volta all'anno per il Cyber Monday o per il Black Friday. Quindi ho deciso di comprare delle cose che non avrei mai e poi mai comprato a prezzo pieno, per cui preparatevi psicologicamente, queste cose costano tanto, queste cose sono uno sfizio che volevo togliermi e ne ho approfittato quando c'è stato il 25% di sconto. Insomma, questo è un modo gentile e carino per chiedervi di non giudicarmi. E volevo dire anche un'altra cosa, sono consapevole al 100% che si dice Sephora, ma io sono sempre stata abituata a chiamarla Sephora ed è una cosa che non potete portarmi via, mi dispiace. Sbaglio, continuerò a sbagliare, sono troppo abituata a chiamarla così e non credo che riuscirò mai a smettere, quindi perdonatemi, so che si dice Sephora, ma io la chiamo Sephora. Amatemi comunque per quello che sono. Vi ricordate in quel Get Ready With Me in cui vi ho detto che mi mancava un po' di ispirazione? L'unico prodotto che mi ispirava era un fondotinta di Dior da 50 euro. È successo davvero, lo so. Avete tutto il diritto di sgridarmi, è successo davvero. Mi dispiace. Questo è il Dior Skin Forever, è un fondotinta che praticamente ormai è su tutti i social media, ogni singola youtuber americana parla di questo fondotinta, qualsiasi blog che parli di beauty, chiunque sta parlando di questo fondotinta qui, tutti quanti sembrano andare completamente pazzi per questo fondotinta. Sinceramente ho cercato di non toccare queste cose fino a che non avessi fatto la haul, quindi non vi sto a dare un parere su nessuno di questi prodotti. L'unica cosa che ho fatto è stata swatcharli sul dorso della mano per vedere il colore, se andava bene o no. È incredibile, sono riuscita a prendere la shade esatta dal sito, non so neanche io come ho fatto, ma signore grazie per avermi aiutato in questa decisione difficile. Sto pensando di filmare un Get Ready With Me First Impression in cui proviamo insieme tutte queste cosine che ho comprato. Fatemi sapere se vi può interessare vederlo, altrimenti lascio perdere. Detto proprio sinceramente, se anche questo fondotinta fosse il migliore al mondo, non credo che lo vedrete molto spesso nei miei tutorial, perché è un fondotinta molto costoso e ci sono tantissimi fondotinta ottimi sul mercato. Ovviamente vi darò il mio parere su questo fondotinta perché ci saranno persone che possono permetterselo e vogliono sapere com'è, e lo farò sicuramente, ma non credo che lo utilizzerò nei miei tutorial perché non voglio che vi sentiate voi in obbligo di comprare un fondotinta da 50 euro tutti i mesi, perché credetemi, non è necessario. Se questo dovesse essere il fondotinta migliore del mondo, gliene darò sicuramente credito. Da sul mercato ce ne sono talmente tanti che magari non saranno uguali, identici a questo qui, ma saranno molto simili, quindi non voglio che vi sentiate obbligati a comprare un fondotinta da 50 euro perché la maggior parte di noi, e ci metto dentro anche me, non può permettersi di comprare un fondotinta così costoso tutti i mesi. Detto questo, andiamo avanti. La stessa cosa vale anche per il prossimo fondotinta. Questo è l'Hourglass Vanish Stick, che è un fondotinta appunto in stick. Questo qui ero curiosissima di provarlo perché è stato appunto promosso da tantissime beauty blogger americane, beauty guru americane, un sacco di persone hanno parlato fino alla nausea di questo fondotinta, quindi ho approfittato del 25% di sconto per provarlo e testarlo. Questo dovrebbe essere molto più full coverage rispetto a quello di Dior, e il stesso discorso vale per questo fondotinta, anche questo ha un prezzo ridicolo, costa 50 euro, stessa cosa, lo vedrete nel mio video First Impression, vi dirò che cosa ne penso, ma non credo che lo utilizzerò nei miei tutorial. Andiamo oltre. Come ben sapete se siete sul mio canale da un po', questo è il mio correttore preferito in assoluto. Questo è il Naked Skin di Urban Decay. Comunque, lo so, tutto questo è sintomo di una malattia pessima e
non posso farci niente, prometto che un giorno andrò magari in terapia e mi farò curare. Per il momento godetevi queste haul finché ci sono. Comunque, questo è il Naked Skin di Urban Decay. Questa volta l'ho acquistato nella colorazione Fair Neutral, che è molto più chiaro rispetto a quello che utilizzavo prima. Ho soltanto deciso di cambiare il colore perché lo volevo un pochettino più chiaro. Questo è il più chiaro che esista, per cui vedremo anche questo qui com'è. Se siete sul mio canale da un po', vi ricorderete anche quella haul di Sephora che ho fatto mesi e mesi fa. Il titolo mi sembra fosse Gigantesca Makeup Haul. E mi ricordo che già in quel periodo cercavo questo prodotto qui. Questo è sempre di Urban Decay ed è un Heavy Metal Glitter Liner. Penso siano almeno 6 mesi che cerco questo coso. Questo è semplicemente un eyeliner di glitter, solo che non riuscivo mai a trovare la colorazione che volevo io. Questa è nella shade Midnight Cowboy e anche di questo tutte le beauty guru americane hanno parlato fino alla nausea, quindi volevo provarlo. Erano 6 mesi che volevo provarlo e non riuscivo mai a trovare i colori, quindi finalmente li hanno ristoccati sul sito, nel carrello, checkout e via. Credo che il brand di NYX li abbia ricreati identici, sinceramente non ne sono sicura e non ne ho la più pallida idea, non li ho mai visti, in realtà non ci ho mai fatto caso quando andavo in negozio, quindi magari prima di comprare questi qui provate a guardare se NYX ce li ha simili o uguali. E l'ultima cosa che ho preso da Sephora è questa qui. Questa è la Glam Glow Gravity Mud, in sostanza è la maschera di Glam Glow viola. Come ben sapete io sono una grandissima fan delle maschere di Glam Glow, avevo preso il kit mini che mi aveva dato la possibilità di provarle tutte quante. Ho preso già la taglia grande di quella azzurra idratante, l'avete vista in uno dei miei vlog. Questa volta ho deciso di prendere anche questa qui. Questa la Gravity Mud è un trattamento che dovrebbe rassodare la pelle, aiutare a rimuovere le rughettine, eccetera, eccetera, far sembrare la pelle più effetto lifting. Quando la mettete su è bianca, ma quando si secca diventa argento. E la cosa più bella di questa maschera, che dà una soddisfazione immensa, è una di quelle maschere peel off, quindi quando andate a toglierla, questa è forse l'unica maschera che abbia mai provato che viene via intera, cioè non viene via a pezzettini che magari tirate su dalla guancia e poi qui si rompe e poi dovete ricominciare da capo. No, questa la tirate su e viene via completamente intera. Le maschere di Glam Glow sono estremamente costose, quindi se decidete di prenderle, prendetele sempre con lo sconto. Tra tutti questi brand devo dire che Forever 21 è stato il più veloce, perché dall'Olanda ho fatto l'ordine il venerdì e il martedì mi sembra che era già tutto arrivato. E anche NYX è stato molto veloce perché ho fatto l'ordine il venerdì del Black Friday ed è arrivato tutto il lunedì. Ragazzi, questo è tutto. Fatemi sapere nei commenti sotto se avete comprato qualcosa durante il Black Friday di interessante, perché sono curiosa di saperlo. Come sempre ragazze, thank you so much for watching e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!